Buonasera e benvenuti in questa nuova parte su Pokémon Fire Ash. In questa parte completeremo la regione di Kanto, nel senso che completeremo gli eventi principali della regione di Kanto. Andremo al Blimp Service, come ricorderete appunto il professor Oak ci ha consigliato di andare appunto a Viridian City, eccoci qui, e usare il Blimp Service, o meglio ci ha chiesto, non ci ha consigliato di usare il Blimp Service, eccolo qui, per arrivare a Valencia Island e parlare con la professoressa Ivy. Quindi parliamo a lui. Benvenuto ai Blimp Service di Viridian City. Non siamo in servizio a causa di un attacco di Firou ai nostri Blimps, appunto. E quindi ogni volta che provano a partire. I Blimps dovrebbero essere forse le mongolfiere, eh? Dovrei andare a vedere perché a Blimp non mi ricordo come viene tradotto in inglese. Se riesci a fermarli, quei Firou, ti lasceremo passare gratuitamente. L'ultima volta che ne ho visto uno era nel Bosco Smeraldo, quindi noi andiamo, senza ulteriori indugi, a prendere quello Spearow, o meglio quel Firou, nel Bosco Smeraldo. Eccoci qui, torniamo dopo tutto questo tempo nella Viridian Forest. Eccoci qua. Cerchiamo il Firou, vediamo se riusciamo a trovarlo. Magari evitando di andare nell'erba alta, dato che è un po' una menata. Vediamo un po', se lo troviamo. Eccolo qui, il Firou. Lo combatteremo con Pikachu. E se non sbaglio, Firou ce l'abbiamo già, quindi non dobbiamo nemmeno catturarlo per il Livindex. Infatti. Quindi, una bella scintilla dovrebbe risolvere la situazione qui, eh. Perfetto, addio Firou. È solo uno da battere, quindi possiamo ora tornare tranquillamente al Blimp Service. Dopo aver sconfitto il Firou. E vedere cosa ci dicono. Buongiorno, i Firou sono tutti morti, fulminati. Gran bel lavoro fermare quel Firou. Come promesso, poi andare gratuitamente, puoi viaggiare gratuitamente con i nostri servizi. Noi lo facciamo, ovviamente, ma prima torniamo un secondo a Pallet Town, ok? Con volo. Perché in teoria, dopo aver fatto questa cosa, prima di andare a Venezia Island dovrebbe essere comparso qualcosa di interessante in questa città. Esattamente quella ragazzina lì con i capelli rosa, la vedete? Prima non c'era. Prima di andare a parlare con la ragazzina, che vi assicuro volete sapere cosa ci dice, volete assolutamente sapere cosa ci dice, quindi rimanete fino alla fine del video, dovrebbe essere comparso anche uno strumento esattamente in camera nostra. Crash Claw. TM 102. Diamo un'occhiata qual è. Crash Claw dovrebbe essere Dragartigli forse? Non credo, no, non credo. Andiamo giù a vedere. Allora, Crash Claw. Ah, Ferrartigli questo. Dovrebbe essere Ferrartigli, deve essere di tipo acciaio. Non può pararlo nessuno, quindi niente, non lo vedremo. Ma dovrebbe essere Ferrartigli. Diminuisce anche la difesa del nemico, dovrebbe essere quello, se non sbaglio. In caso scrivetemi nei commenti e correggetemi se ho detto una cavolata. Ma detto ciò, per finire effettivamente gli eventi principali di Kanto, dobbiamo parlare a questa ragazzina che molti può darsi che anche si scordino di farlo perché, diciamocelo, chi è che viene a controllare qui una volta sconfitto Firou? Nessuno. Ma se noi parliamo a questa ragazzina, non ci dice niente. Sembra che vorrebbe darti un Pokémon. Anzi, they seem to be offering you a Pokémon, loro. Eppure c'è solo una ragazzina qui. Vorresti prenderlo? Secondo voi che Pokémon è? Se volete, mettete in pausa il video, scrivetelo nei commenti. No, effettivamente l'avrò messo nel titolo, quindi non ha molto senso. Però prendiamoci appunto questo Mew. Non diamo un nome a Mew. E la ragazzina scompare. Ci sono teorie che dicono che questa ragazzina sia effettivamente Mew sotto mentite spoglie. Ci credete? È una cosa plausibile. Mew che si offre a noi sotto forma di una ragazzina. È un po' brutta da dire così. È un po' brutta, non so perché sia rientrato in casa. A questo punto possiamo ritornare con volo.
a Viridian City, ricordandovi che nel percorso 1 è possibile trovare con l'1% di probabilità Ho-Ho. Ok? Prima o poi lo andremo a catturare quando avremo i Pokémon leggermente più forti. Magari dopo le Orange Island, prima di andare a Johto, andremo a catturare Ho-Ho nel percorso 1. Allora, Organizes Boxes. Eccolo qui, Mew. Non è iconico, quindi non è un Pokémon di Ash. Lo andiamo a posizionare nella sua posizione corretta, qui, al numero 151. Diamo un'occhiata alle sue mosse e alla sua natura. Hasty Nature. Diminuisce la difesa mentre la velocità. Non è male per Mew, non è affatto male. Allora, come mosse ha Baton Pass. Ok. Ancient Power, che non è male. Life Dew. Ah, anello vitale questo. Fortissimo. Nasty Plot. Aumenta l'attacco speciale di tanto. Questo Mew non è affatto male, eh. Non è affatto male. Ora abbiamo sia Mew che Mewtwo come leggendari di Kanto. Ci mancano gli uccelli leggendari essenzialmente. Non so se li otterremo prima o poi. Però, come vedete, il mio Live Index prosegue. Ho fatto delle uova per Pikachu. Ho fatto anche un uovo per Magby. Eccolo qui. Ho catturato Magmar, come vi dicevo. Guardatelo qui, fiero. E ho preso anche altri Pokémon. Koffing, Weezing, Horsey, Goldin. Questi li avevo presi in video con voi, effettivamente. Mach. Catturato Exnovo, oltre a quello iconico che abbiamo. E ne ho preso un bel po'. Ponyta, trovato nella villa Pokémon. Ecco qua. Persian, catturato nel percorso prima della Lega Pokémon, in cui tra l'altro dovrà tornarci perché non ho ancora catturato i Pokémon che posso catturare lì. Ho fatto le uova con i nostri Pokémon iconici per ottenere appunto Charmander, Bulbasaur, Charmeleon. Ho catturato quel Pidgeotto insieme a voi, che faremo evolvere in Pidgeot. Ci manca, in questo primo slot ci manca solo, in questo primo box volevo dire, ci mancherebbe solo Arbok e avremmo finito il Live Index. Dovremmo solamente fare evolvere questi Pichu in Pikachu e Raichu e questi Pokémon poi nei loro rispettivi stadi. Questi sono i Pokémon iconici che abbiamo tenuto accanto. Primeape, Eevee, Krabby che dovrebbe evolversi in Kingler, Tauros e Mr. Mime. Questa è la nostra squadra attualmente, Pikachu, Pidgeot, Charizard, Bulbasaur, Squirtle e Mach. Mach non lo stiamo usando più di tanto, è più un riempitivo, ma non diteglielo. E a questo punto possiamo prendere finalmente i Blimp Service, eccoci qui, e andare a Valencia Island. Ah ah, pensavate, you foolish, we foolishly got on our stolen Blimp. Sei praticamente arrivato nel nostro, forse è dirigibile Blimp, penso sia dirigibile, sì. Nel nostro dirigibile rubato. There's nowhere to run out there. Non puoi correre da nessuna parte ora, stupido. Quindi, consegnaci il tuo Pokémon e non fare molte storie. Il Team Rocket ormai prova in ogni modo a portarci via i Pokémon, ma noi abbiamo Pikachu davanti, che con una scintilla dovrebbe risolvere la situazione. Quasi, quasi. Ok, Arbok si suicida poi nel tentativo di uccidere Pikachu. Weezing contro Weezing, che ricordiamo ha una buona difesa ma una pessima difesa speciale. Manderemo Squirtle. Squirtle, Squirtle. Che userà Bolla Raggio. Dovrebbe fargli abbastanza male. Ok, non male. Non male per essere un Weezing che comunque è un tank. Questo danno con Bolla Raggio mi piace. Me lo tengo. Ah, peccato. Peccato, mancava così poco. No, avvelenato. Ok, forse sopravvive e prende punti esperienza. Sì, ok, perfetto. A questo punto lo sostituiamo subito. No, muore. E niente, Squirtle, mi spiace. È andata così. Manderemo a questo punto Bulbasaur. Contro Lickitung. Ok, mi piace, mi piace. Usiamo Leech Seed. Questa è una battaglia buona per Bulbasaur. Potrebbe salire di livello, effettivamente. Leech Seed. Toxic.
Povero Lickitung. Guardate quanta vita perde Laura ad ogni turno. Noi ci refulliamo e lui muore, poverino. Seed Bomb. Leccata. Per fortuna non veniamo paralizzati perché leccata ricordo che può paralizzare. Guarda lì per avvelenamento che fa quello che deve fare. E addio, Lickitung. Ok, Victree Bell. Lasciamo in campo Bulbasaur, così che prenda gli ultimi punti esperienza per salire almeno a livello 43. E mandiamo poi Pidgeot. Vai, vai. Tackle, ok. Una mossa davvero stupida da parte sua. Wing Attack. Di pochissimo non muore. E a questo punto siamo in ritorno. Bulbasaur a livello 43. E il Team Rocket che viene esploso di nuovo. Aspetta, ma chi sta guidando questa cosa? E infatti, veniamo. Ci schiantiamo su un'isola e viene scritto che siamo riusciti a sopravvivere allo schianto. Ok. Bene, ma direi che appunto detto ciò, il video può finire qui. Abbiamo preso Mew, abbiamo sconfitto Firou, abbiamo preso il dirigibile e ci siamo schiantati su Valencia Island. Vi spoiler che questa è Valencia Island. Detto ciò, appunto. Vi ricordo di mettere un mi piace al video se vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Dal prossimo episodio in poi saremo ufficialmente nelle Orange Island, quindi nella parte, diciamo, 1.5, nella stagione 1.5 dell'anime. Grazie a tutti per aver seguito questo video, al prossimo video!